È con emozione che vorrei parlare a voi oggi su invito del Cardinale Arcivescovo. In questo contesto, è da anni che io non ritorno sotto le volte di questa basilica, davanti a questo altare, nelle navate, ma penso che anche per tutti voi sia un momento suggestivo e significativo, perché qui si sono svolti momenti della nostra vita, del nostro itinerario verso il sacerdozio. Qui abbiamo provato esperienze di attesa, di speranza, qualche volta anche di preoccupazione. Sono salite alla volta di questa basilica le nostre preghiere, le nostre invocazioni, le nostre celebrazioni. Per cui questo momento vorrebbe essere un momento di riflessione da parte mia molto familiare, molto semplice, non affidato a parole scritte ma spontaneo. E vorrebbe partire proprio come avviene nella liturgia che di sua natura non è soltanto uno sguardo rivolto verso l'alto, verso l'infinito, verso l'eterno, verso Dio e il suo Cristo ma è anche, come dice la parola, un'opera dell'assemblea, cioè un momento anche di fraternità. Vorrei parlarvi appunto con molta familiarietà, partendo proprio da quel saluto iniziale che ci è stato rivolto dal rettore, Monsignor di Tolve. Io mi associo a lui, unisco la mia voce, come penso tutte le vostre voci si uniscono, non soltanto per augurare a tutti e accogliere tutti coloro che sono qui presenti con le loro solennità, le loro date di memoria, ma in maniera particolare riassumendo tutti questi percorsi diversi di vita, mi rivolgo anch'io al cardinale arcivescovo per il suo venticinquesimo di episcopato, un percorso che ha fatto in luoghi molto diversi, devo dire, molto significativi, a partire da Grosseto, nella Maremma Toscana, passando attraverso anche la vita accademica, entrando nello splendore di Venezia e poi passando qui, approdando qui, in mezzo a noi, nella nostra diocesi. Ebbene, il pensiero che mi veniva ascoltando quelle parole erano... Per la riga iniziale del capitolo dodicesimo della lettera agli ebrei di questa grande omelia ho trattato quando l'autore parla di una nube di testimoni, Nephos Martyron, e la nube può essere come quella del, dell'esodo, una nube luminosa, tante gocce d'acqua attraversate dalla luce e questa è proprio anche un po' l'esperienza che noi facciamo con questi... Tanti testimoni che ci circondano, a partire dai nostri confratelli, vescovi, i sacerdoti, diaconi, fino a tutto il popolo di Dio che è qui presente, testimoni della fede. E ora finito questo sguardo verso orizzontale, diremmo, gli occhi negli occhi, questo sguardo di amicizia. Il nostro si leva verso la parola di Dio che abbiamo ascoltato. Una parola particolarmente suggestiva che io vorrei presentare davanti a voi attraverso un dittico, un dittico con due tavole, evidentemente con due tavole antitetiche però. C'è la prima tavola, il primo quadro, che è duramente tenebroso, notturno. È uno, dobbiamo dire, è uno dei due notturni che si trovano nel Cantico dei Cantici che di sua natura invece è un poema, come sapete, primaverile, tutto attraversato dalla luce, dai colori, dalla bellezza della natura, 1250 parole ebraiche che sono di straordinaria tras trasparenza, intensità, freschezza, tenerezza. C'è però anche, per due volte, e questo è un frammento del secondo momento, c'è però anche il momento della tenebra. Avete sentito poco fa questo gioco di verbi? Ho cercato, ma non ho trovato. Ho chiamato, ma non ho avuto risposta. Se n'era andato, era scomparso venni meno per la sua scomparsa. Tra l'altro nell'originale ebraico questa parola scomparso che è piuttosto misteriosa nel suo significato forse evoca il deserto, quindi la solitudine assoluta. E qui io vorrei proprio attraverso questa immagine, questo notturno, vorrei evocare Soprattutto per noi sacerdoti, ma questo vale anche per i fedeli, che cosa significhi il silenzio di Dio? È un'esperienza che definisce quasi in profondità la spiritualità umana. Ed è per questo che anche Cristo la deve sperimentare, se deve essere veramente nostro fratello. Se provate a vedere il racconto della Passione, tutte le iridescenze oscure. Del silenzio di Dio sono presente e del silenzio degli uomini, a partire dalla paura della morte, padre: se è possibile, passi da me questo calice, il tradimento degli amici, la tortura fisica, la crocifissione. Ma lassù appunto sul Golgota c'è quel silenzio del padre. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo credo sia, come ho detto, un'esperienza della spiritualità, pensiamo alla notte oscura, per esempio, di Giovanni della Croce. Ed è un'esperienza, io credo, che tutti abbiamo fatto, che avete fatto anche voi, magari nello spazio semplice della vostra casa, della vostra parrocchia, quando si è steso il sudario proprio della notte. Quando si è provato che cosa significhi l'agonia dell'anima, in questo momento spontaneamente mi vengono in mente le pagine che voi tutti certamente avete letto, quelle del diario di un curato di campagna, quando il parroco di Ambricour si trova in una delle tante notti, ma soprattutto nell'ultima notte, lui che si definisce prigioniero dell'agonia, quando sente ramificarsi dentro di sé non solo la mano gelida della morte, la malattia, ma anche persino il senso di colpa, la solitudine naturalmente e soprattutto quel Dio che in quel momento non gli risponde o gli risponde attraverso un percorso del tutto inatteso, strano. Ecco perché in questo momento dobbiamo portare, guardando i 50 anni, i 60, se quanti anni abbiamo alle nostre spalle, anche ricordare, come dice quel prete, quel curato, che tutto è grazia, anche quei momenti in cui la fede sembrava spegnersi anche dentro di noi e dovevamo salire al lambone e continuare ad annunciare la parola a proclamare forse una parola che dentro di noi si è rinaridita. Voi sapete bene, è bellissimo in italiano, che il verbo de, del fedele è credente, che è un participio presente, per cui non si crede una volta per sempre, ma ininterrottamente la si deve, la fede, ricostruire, costruire, alimentare. Eppure anche questo. È un momento fondamentale della nostra vocazione. Ma poi vorrei aggiungere ancora in questo quadro della notte, vorrei aggiungere anche quell'altro elemento che troviamo nell'interno di cui abbiamo fatto tutti esperienza, voi in maniera particolare a contatto diretto col groviglio oscuro delle vicende umane, nell'interno delle piccole o grandi comunità. Ed è quello che San Paolo, scrivendo alla comunità più amata da lui, quella di Filippi, dice descrivendo il male, il male del mondo, coloro che si comportano da nemici della croce. Quindi anche abbiamo tutti sperimentato che cosa significa il rigetto, il rigetto magari aggressivo. Pensiamo poi a quello che significa per i martiri. Le pietre striate di sangue di molte nazioni, di sangue di cristiani, che sono colpiti da alcuni che proprio, come dice Paolo, si comportano da nemici della croce di Cristo. Ma anche vorrei dire, vorrei aggiungere anche quell'altra realtà oscura, di male che incontriamo e che Paolo rappresenta con un'immagine molto corporea, come spesso lui usa a fare cioè coloro il cui Dio è il ventre. E in greco non abbiamo semplicemente il ventre gaster, ma abbiamo coilia, che è molto di più. Sono le passioni, c'è tutto quell'incrocio di componenti oscure che tante volte sono simili proprio a vipere, che, sono che si chiamano odio, godimento violenza, incomprensione, ebbene, egli dice, si vantano persino di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che a queste cose della terra. E qui abbiamo, vedete, sicuramente, e voi forse per certi aspetti lo è anche per me nella mia attività pastorale tutta particolare che conduco trovare attorno quella sorta di nebbia inconsistente in cui si entra e ci si accorge che è lì ormai la temperie fondamentale della società e della cultura in cui noi viviamo cioè la temperie dell'indifferenza della superficialità del godimento immediato della amoralità che è peggiore per certi aspetti della immoralità, perché, come dice proprio Paolo, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, o come diceva Isaia, chiamano bianco l'oscuro chiamano dolce l'amaro, chiamano vero il falso, bene il male. Ed ecco allora, questa, in questa notte, altra notte, la notte del male, dell'incrocio col male, avere, riascoltare sempre quelle parole che troviamo nella Bibbia ripetutamente, che erano care anche a San Giovanni Paolo II. Io lo dico spesso questo, è curioso notare che questa espressione non temere, non avere paura, ricorre nella Bibbia 365 volte, una per ogni giorno. E quasi per certi aspetti il buongiorno che Dio ci dà nonostante la notte. Ed eccoci ora alla seconda, seconda tavola del nostro dittico, ed è quella che ci è stata suggerita, che ci viene suggerita spontaneamente dal Vangelo di Giovanni, quando Gesù, in quella sera è una sera che egli illumina in quel crepuscolo, l'ultimo della sua vita terrena, salendo al piano superiore di quella casa di Gerusalemme che noi abbiamo chiamato il Cenacolo, parla a lungo con noi. E voi sapete che quel suo linguaggio è a ondate, come accade appunto alle onde sulla risacca, sulla spiaggia, litorale soprattutto in una notte di luna, voi vedete, percorrono sempre lo stesso percorso, eppure non sono mai uguali. E il gioco della luce della luna fa vedere come l'acqua la, è sempre quella, lo spazio è sempre quello, ma c'è qualcosa di mirabile. Ebbene, Gesù ripete, in questo caso, non so se vi siete accorti, per cinque volte usa la parola Agape in un frammento brevissimo. Nell'insieme sono quasi 40 gli ammiccamenti a questo tema. Ed ecco allora la luce, il quadro solare dopo la notte, l'alba con la sua giornata che è scandita appunto dalla luce dell'amore. E la sentivamo già anche nel Cantico dei Cantici, all'inizio era il mio amato Dodi. E poi dopo lei che dice io sono malata di Ava, malata di amore, che è l'equivalente dell'agape. Non è soltanto l'amore né del sesso né dell'eros, ma della donazione pura e totale. E qui abbiamo ora questa parola, questa atmosfera che ci viene descritta, quella dell'amore. E qui devo dire, è la vostra testimonianza, una testimonianza che spesso voi date nell'interno proprio di un orizzonte di un mondo che tante volte è gelido, è aspro, non conosce il colore e il calore dell'amore. Io quando ho portato i miei compagni di messa da Papa Francesco, alla fine li ha incontrati e ha detto loro, continuava a ripetere a chiedere a loro una cosa che effettivamente soprattutto in passato era impressionava soprattutto me o coloro che non sono mai stati continuamente in contatto diretto quotidiano con una comunità quello dell'essere chiamati di notte dell'essere invitati a consolare una persona che ininterrottamente si ripete e che dice il suo mondo come se fosse un cosmo intero, cercare di rompere le solitudini, stare accanto ai malati a tutta quella gamma così diversa di esistenze, soprattutto a coloro che nell'esistenza sono lì chiusi, nell'interno di quattro mura e non c'è più nessuno che pensa a loro, nessuno mai che faccia a loro una carezza. Ecco il prete invece che arriva con questa testimonianza d'amore. Ecco un amore che carica anche noi poi alla fine, che dà il coraggio di passare le notti ed è per questo che allora l'impegno pastorale deve essere sempre a, a, con questa insegna soprattutto i in nostri giorni in cui vediamo questo flusso di persone che tan, vengono così da lontane il cardinale, il nostro cardinale ha ricordato spesso che hanno bisogno di entrare con noi, non soltanto di creare una società multiculturale ma una società interculturale e tutto questo avviene attraverso il dialogo, l'incontro, il paziente amore quotidiano. Io ho concluso queste parole semplici, scontate, che tutti voi comunque conoscete nell'interno della vostra stessa esistenza e voi testimoniate. E vorrei finire allora con le ultime parole di Gesù, che è anche un augurio per questa che è una festa, è una celebrazione. Di gioia e le parole di Gesù sono vi ho dette queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E il salmo che abbiamo recitato, che abbiamo cantato, un salmo che secondo gli studiosi forse è da riferire a Davide, uno dei più antichi del Salterio, comincia proprio così. Ti amo, Signore, mia forza e poi continua mia gioia. Ti amo e la gioia che si uniscono insieme. Come diceva un filosofo tedesco, la gioia non la si ha, ma vi si è dentro. E l'augurio che io vi faccio è proprio che questa gioia sia quasi il grande grembo, l'orizzonte in cui tutto il vostro, il nostro ministero sia sempre immerso.